Gesù lo disse, bussa e ti sarà aperto, ma l'uomo crede e bussa per cercare di salvare questa vita che non si può salvare. Essa è determinata dalla vita a rovescio, che noi possiamo solo arretrare per poi metterla apparentemente in atto, fatta da noi. Ma no, è già fatta tutta idealmente da Dio e sta tornando alla sua inizio, alla sua origine. Solo grazie a questo noi abbiamo la visione opposta relativa al nostro piccolo io, che si riduce al suo valore ennesimo e poi vede una sola tra le n vite che può vedere, fino a quando ciascuna non è definita. E viva la vita che finisce, perché potremo finalmente vedere il resto della vita. Se Dio ci avesse dato solo questa vita e non anche tutta la vita del prossimo, di cui gioire a nostro modo e nel modo nel quale noi busseremo, noi sì saremo allora dei veri e poveri disgraziati, perché la nostra libertà non è il nostro io solo e solitario, quando esistono un infinito di altri io con i quali vorremmo in un atto di amore entrare in una reale comunione. Noi saremmo assolutamente condannati a non poter raggiungere mai questa fondamentale comunione, e invece la potremo raggiungere quando avremo a disposizione la vita del prossimo, in cui ora è il prossimo, con la quale immedesimarci, raggiungendo l'unità della percezione data da noi e simultaneamente da quel prossimo che oggi la sta vivendo come un libro di testo. Noi no, noi la vedremo solo come un libro di gioia, che potremo abbandonare quando non ci piace più, che potremmo gustare solo nel suo bene. Noi saremo coloro che tolgono di mezzo tutto il male, tutto quello che non ci piace, come facciamo in una biblioteca, quando andiamo e prendiamo solo il libro che ci piace. Ecco, ma questo libro che ci piace è lasciato al nostro stesso e libero definire del nostro piacere. Il nostro piacere è determinato sulla base di quanto ci è stato dato oggi. Chi ha avuto la vita da un povero disgraziato che non ha avuto proprio nulla ed è stato conciato nel posto più basso possibile della vita, avrà il massimo, perché questo livello così basso oggi gli farà scaturire una reazione spaventosamente grande nel superare questo grandissimo suo limite. Questo limite, che sembra la sua infelicità oggi, è la sua vera fortuna, perché sarà la base per una vittoria assolutamente strepitosa e grande, perché sarà partito da un livello assolutamente basso avuto oggi in questa vita. Il vero beato oggi è chi è in basso. Abbassatevi, continuerà a dire Gesù Cristo, perché sarete alzati, ma non durante questa vita. Questa vita è tutta costruita dall'unico creatore, e se noi non credessimo in un unico creatore, noi saremmo persone che contraddicono i 10 comandamenti nel primo fondamentale di un unico creatore. Noi non siamo creatori aggiunti. Ora, potremo esserlo quando ognuno di noi potrà scegliere tra tutte le vite scritte da Dio la vita con la quale desidera entrare in comunione per gioirne. Allora saremo liberi, ma come figli che hanno ereditato il disegno infinito fatto da Dio e che lo usano secondo il loro Dio ideale. Questo è quello che ci accadrà. Se l'uomo non arriva a vederlo al di là di una dinamica unilaterale di un corpo e di un bambino che nasce per andare a morire, se non si rende conto che deve per forza vedere questo nel disegno uguale e contrario di un tutto che ritorni all'origine, fino a quando non lo fa, ha una percezione unilaterale e diabolica di questa realtà. Per fortuna, questa linea diabolica, in cui sembra che la forza, sembra che il diavolo possieda questo mondo, questa visione è la stessa visione uguale e contraria di un Dio che mai e poi mai ha perso la sua forza attrattiva di ricondurre tutto il reale nel suo contesto assolutamente e puramente ideale.